Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ancora con Blades in the Dark, ancora ad Oswald, ancora con i nostri giocatori. Nell'ordine, Luca. Ciao. Nilo. Lunga notte a tutti. E Nicola, questa volta è assente. Abbiamo quindi il party parzialmente costituito, ma vabbè, il gioco è fatto anche per questo, alla fin fine è un drop in drop out, l'abbiamo già visto con il personaggio di Luca e quindi non ci faremo grossi problemi. Iniziamo direttamente sulla scia dell'ultimo colpo, quello che ha visto siglare una turbolenta pace con le maschere, in una posizione che adesso vi vede a un meno uno nei loro confronti, quindi più o meno un reset delle posizioni del campo. E la prima scena su cui si apre questa giocata è Timur, che rientra nella sommità del campanile che vi fa da covo dopo probabilmente una spossante giornata di lavoro all'inceneritore, e togliendosi dalle spalle il cappotto ti giri e vedi che il tavolo dove normalmente Ghoul fa i suoi esperimenti è stranamente vuoto e la vetrinetta alle spalle è stranamente in ordine. Tutto quanto sembra stato riposto con cura. Regna il silenzio nel covo quando la voce di Lucilla in qualche modo quasi ti spaventa e dice un qualcosa del tipo: se n'è andato e non so quando tornerà, però è il caso di darsi da fare, mi sto annoiando. Sai com'è il Ghoul quando si fissa con uno dei suoi progetti? Sì, forse sarebbe il caso di prendere in mano questa opportunità per tirare su qualche falcenno dei soldi con la mano. E sorride Lucilla e si cala nel suo ruolo di Garrote, cercando di schioccarsi le nocche, però è ancora addolorata e, e si ferma a metà nel farlo. Fa sì, ci serve della grana per sistemare certe cose. Forse vorrei dare uno sguardo da vicino a qualcuna di queste vecchie case qui. E guardo dove mi indica sulla mappa. È il quartiere proprio dove è il covo. Ah, ok. Dunque, il quartiere dove siamo adesso. Dunque, ci mettiamo di traverso con i ragazzi di con i tuoi connazionali. No, quale di traverso? Quelli non si occupano di cose fini, cose per mani come le tue. E si guarda le mani. Va bene. Quelli preferiscono andare a stringere qualche collo, a rompere qualche vetrina, chiedere soldi per protezione, non so se mi spiego. Tu dici che loro agiscono a livello di strada e noi a livello di tetti. Sì, credo che qui ci sia ancora qualche soldo da fare, nonostante il quartiere stia andando completamente a puttane. Sì. Prima di essere trascinati nel fango, e prima che il fango li trascini via con sé, direi di andare a grattare. Più che altro è molto facile, perché in questo quartiere, da quanto ho capito, è in decadimento, però è un quartiere tipo di vecchi ricchi, fondamentalmente, o di famiglie che sono state ricche e gloriose una volta. Sicuramente. Dunque, è praticamente un quartiere storico, immaginati, della città, che poi per un motivo o per l'altro è andato in decadimento a favore invece di White Crown e Brightstone. Dunque mi immagino giardini desolati e piazze con statue sfigurate, cose del genere. Come un po' la nostra chiesa.
E dunque, più che guardare la mappa, proprio possiamo girarci e guardare fuori dalla finestra, magari non dal lato tempestato di barriera con l'elettroplasma, però. Sì, perché ricordiamo che la chiesa praticamente confina nel canale che delimita la città di Duskfall, oltre quello c'è la sponda con l'elettrobarriera e oltre nulla. E Garrotti inizia a dire: lì abita una vecchia che però gira voci che sia molto ricca, ma c'è anche qualcosa nella sua casa che forse ha tenuto lontano i ladri finora. E insomma il discorso continua così, mentre indica le finestre delle ville sulla distanza, ancora le poche illuminate, insomma, e anche certe non illuminate, facendo un po' un resoconto contenente il subbordo della finestra. E magari ce la giochiamo con qualche tiro per fare un surveio, visto che non credo che la cosa si ferma qui, nel senso andiamo a comunque a raccogliere dell'informazione, Sì, probabilmente. beh, la conosci questa vecchia, magari se mi dicessi il cognome e ha questa ancora qualche servo da pagare, potrei. E lei ti sorride e fa: sai che cosa? Non lo so il suo cognome, in verità non so neanche il suo nome, è una leggenda di quartiere. Però con insomma, sussurrando nelle orecchie giuste e magari riempiendo le mani corrette con del conio, si può andare a scoprire. Allora facciamo così. Tu che sei in forma, fatti un giretto sui tetti, dagli uno sguardo alla situazione. Vedi chi entra e chi esce, o qualcuno che credi possa sapere. Da quella casa e Sì, la indica. e poi io farò la mia parte. Se non torno, la leggenda è vera. E allora, Le leggende sono fatte per essere buttate nel fango, esattamente come tutta questa nobiltà e decadente. tu dici questa cosa, c'è un attimo di silenzio, ti volti a Garrotta e non c'è più perché è partita per i tetti. E dunque Ok. la notte inizia così. Benissimo. Ti avvicini, cammini tra i tetti e i muriccioli che dividono i cortili di queste grandi ville e ti avvicini a questo edificio solitario chiuso tra una piccola corona di alberi che frusciano lentamente nel vento della notte eterna. Potrebbe anche essere mezzogiorno per quel che ci riguarda, tanto Duskfall è sempre comunque buio. Il quartiere è vagamente illuminato ancora dalla luce dell'elettrobarriera che arriva fin qui, ma ci siamo spostati un po' all'interno dell'abitato. E un grosso canale, non è quello di confine della città, comunque un buon canale di trasporto delimita la proprietà, delimita il cortile, che ti incontro sarà abbastanza grande da doverlo, come dire, doverlo attraversare in più volte dal muro di confine verso la casa. Adesso come adesso, probabilmente tra te e la casa stanno un centinaio di metri. E come sempre in questa casa c'è solamente una luce accesa ad una finestra, che è l'unica luce che viene accesa e anche abbastanza sporadicamente in questa villa. Consideriamo che siamo ancora in fase di info gathering, dunque, Certo. non che vogliamo proprio fare il colpo a muso basso e gettarci nel fango, come diceva Tenente, insieme alle leggende, piuttosto vorrei magari, sai, dare una sbirciatina, Sì, ti un'ascoltatina, stavo dando soprattutto. semplicemente un po' di misure per Sì. immaginare il luogo. No, ma è proprio quella l'unica finestra che è illuminata ed è l'unico indizio che la gente che lì ci sia effettivamente ancora un abitante, che si mormora che abbia servitù, si dice che i servi sono tutti morti, che però comunque continuano a servirla. Ci sono tante voci in campo, Alcuni dicono che ma semplicemente la vecchia sia morta, ma non se ne sia resa conto. esatto, che non se ne sia reso conto e dunque continua ad accendere quella luce. Insomma, dunque, con un po' di sfiducia io metto la testa dall'alto in basso Ok, prima di dentro a quella fare finestra. tiri o cose del genere, però ti voglio farti una domanda. Sì. Su che basi tu sai che
qui dentro ci sia qualcosa di valore. Tu lo sai o non lo sai? E se lo sai, che voci girano? Allora, le voci girano che la vecchia abbia il tesoro di famiglia, ok? Potrebbe essere qualcosa del tipo, sai, proprio voci nel giro di ladri, oppure anche voci sulla strada che vocifera chi ci passa davanti e vede il cortile barricato, questo ponte che non viene più utilizzato perché c'è tipo, davvero, è barricato. Probabilmente o vuole stare sola o non c'è più nessuno che fa ordine. Comunque gli accessi sono tutti barricati e si vocifera che lei abbia ucciso il marito, che probabilmente era un servo civile anche abbastanza importante, però insomma forse non era abbastanza taccagno, allora l'ha ucciso e dunque lei l'ha ucciso e adesso è sola con la fortuna di famiglia. Questa è la voce che gira. Però la gente che va lì non ne esce più. Dunque, che sia un qualche ragazzino che va a curiosare sai, magari i suoi compagni dicono: hai il coraggio di andare lì e poi ci va e non torna più, sia magari Qualche l'esattore delle ladro tasse, intenzionato. o ladro intenzionato, o ladro del governo, l'esattore delle tasse, che entra e non esce più. La gente ne sta lontana. Perfetto. Ok, provi a dare un'occhiata in giro, quindi dimmi cosa ne vorresti tirar fuori. Sì. Allora, voglio vedere se effettivamente c'è qualcuno in quella casa e se ci sono guardie e se posso intravedere da fuori, se questa leggenda è veritiera, perché se no c'è chi me lo fa Ok. fare di andare in un posto potenzialmente infestato dai fantasmi. Ok. Allora, se, come dire, ti metti sul muro di cinta e da lì fai la vedetta, direi che è un survey. Se invece vuoi semplicemente, se vuoi invece, non semplicemente, più in maniera un po' più complessa, arrivare alla finestra, a quel punto non mi serve un survey. Sei lì, ovviamente vedi quello che c'è da vedere, però ti direi tirare su Prowl, nel senso che la parte difficile è arrivare alla finestra. No, io sono un po' malconcia per via di incidenti o incontri ravvicinati che ho avuto negli ultimi tempi, dunque la cosa che faccio è un survey, nel senso che sorveglio il luogo per un bel po' di tempo, guardo la finestra, magari vedo qualche sagoma, guardo il cortile, magari vedo qualche servo Perfetto. e mi accontento di questa cosa. Sì. Ok, ti muovi un po' sul perimetro, ovviamente cerchi punti di vista diversi e ti fai un po' di ore di osservazione e di cura dei dettagli. Poi non rischi nulla, sei in pieno controllo della situazione, poi è quello che tu Ok, sai fare. avrei gli effetti diminuiti sulle azioni che mi richiedono l'utilizzo della mia spalla, No, ma però. questa è una posizione statica e puoi prenderti assolutamente una condizione di comodo. 4. Ok, quindi un 4 risultato intermedio. Ti posso dire che la villa sembra abbandonata, in realtà non lo è. Vedi che c'è un servizio di ronda, non è estremamente palese, però appostati qua e là, tipo immaginati quegli arredi da giardino, tipo i gazebo, oppure un finto castelletto fatto per intrattenimento e cose del genere. Vedi qua e là dei movimenti e ogni tanto intravedi qualcuno che cambia posizione da un posto all'altro. Ti fai l'idea che ci siano degli uomini nel giardino, non sai dire quanti né quanto addestrati, però ecco, sicuramente non sono una dozzina. Ti fai l'idea che se sono una mezza dozzina sono tanti, forse sono meno, è che non hai idea se li hai visti tutti o no. Tu di sicuro avrai visto almeno due o tre movimenti, quindi due o tre persone. Ti faccio una semplice domanda. Portano con sé delle fonti di illuminazione o no? No. Che cosa sospetto? Ma diciamo che usano la stessa illuminazione che usi tu per vedere, quel debole riverbero che c'è su Duskwall in virtù dell'elettrobarriera che si riflette sulle nuvole che avete sopra la testa. Immagino che sia l'illuminazione di Duskwall sia in genere, salvo cose eccezionali, un'eterna notte con un debole bagliore di stelle, come dire,
che non ci sono ovviamente le stelle, ma è quello che si riflette dall'elettrobarriera. Poi ovviamente ci sono anche le notti assolutamente nere e quelle magari invece illuminate dai lampi. Però insomma qualcosa ci vedete, poi siete abituati a questa notte eterna, bene o male. Mi viene un brutto brivido come quando ho visitato le Sorelle Oscure, vedendo questo giardino con dentro dei movimenti e comunque lì tra di me, dico sotto il mio cappuccio, se ci sono dei guardiani ci sarà qualcosa da proteggere. Comunque spendo un altro po' del mio tempo lì su, se riesco a intravedere dei mutamenti della luce, cioè c'è qualcuno lì dentro. Esattamente, l'altra parte della domanda, c'è qualcuno in quella stanzino al primo piano? Sì, c'è qualcuno, vedi dei movimenti, vedi delle ombre muoversi e vedi anche che la luce ogni tanto viene spenta e poi riaccesa, dopo magari tipo un'ora o giù di lì. Come una luce che attira le falene. Va bene, e allora torno dal nostro campanile e prendo il mio tempo, visto che ho una spalla addolorata, e aspetto Tenente che torna dal suo giro, probabilmente a livello terra, di informazioni. Probabilmente trovi tenente quando rientri, trovi tenente proprio là perché ti stava aspettando proprio per avere delle informazioni. Cosa che immagino che tu mi riferisca a quello che hai visto. Sì, te lo riferisco uno a uno come il discorso che ho avuto con me stessa su quel muraglio. Io mi intabarro in uno dei miei travestimenti, in questo caso l'uomo qualunque, cioè un tizio qualunque, non ha una vera e propria identità, potrebbe essere chiunque. Nel momento in cui il tenente viene a sapere che comunque c'è la presenza degli individui là dentro, e quindi sa che ci sono delle guardie, delle persone fisiche, quello che tenta di fare è dirigersi in zona e aspetta che fondamentalmente la guardia smonti, ammesso Ok. che smonterà mai. Esatto, e questo è il punto, infatti. Il punto è che da quel perimetro, diciamo, non sembra, o meglio, non, tu non vedi entrare o uscire nessuno. Ok, Immagino allora. che prima di tirare a questa conclusione aspetti tipo l'equivalente di un 12 ore, cose così. Sì, Il portone è una fallucca. effettivamente sbarrato e da lì non escono. Porte secondarie dalla proprietà ce ne sono, piccole porte di accesso al giardino, eccetera, ma anche quelle ti danno l'idea di non essere usate da molto tempo. Allora cavalco l'idea che era stata tirata fuori da Danilo prima. E anche da Garrot, secondo le varie leggende che si sanno su questa struttura, ovvero che i bambini locali probabilmente fanno come prova di coraggio quella di cercare di entrare dentro a questo giardino e di uscirne, una cosa molto da ragazzini. Sì, il punto è che dicono che l'hanno fatto una volta sola perché chi ci ha provato non è più uscito. Vabbè, però tentar non nuoce. Ma la cosa si traduce su questo puntile unico accesso che c'è, no? La cosa si traduce in chi ha il coraggio di andare più vicino? Al Sì, portone. sì. Sì? Tipo chi suona il campanello, sai, una roba Sì, del sì. genere. Torna con la mano bagnata dall'acqua della fontana. E allora Timur, appunto, utilizza il suo travestimento, nonché la sua esperienza con gli infanti, perché lui ha il suo vizio nell'orfanotrofio, e si mette un po', immagino che comunque il quartiere durante il giorno abbia un minimo di vita, non sia proprio Sì, non è un un quartiere cimitero. fantasma, assolutamente. E si mette appena vede un gruppo di bambini, magari in uno dei punti dove ci sono quei classici muretti crollati, così, e guarda i ragazzini e gli fa che magari si stanno accordando su chi entrerà, chi non entrerà, qual è la posta in palio, devono dimostrare di essere un vero uomo, eccetera, eccetera. E guardo quello che sembra il più intenzionato a compiere la prova di coraggio, e gli dico: se torni e fai un giro più lungo, magari
magari potrai comprarti qualcosa che ti piace, e faccio tintinnare qualche moneta grossa nelle mani. E ti viene un flashback, Timur, così hai conosciuto Garrot. E lui ti guarda sgranando gli occhi e dice, vedi gli altri bambini che prima cosa si allontanano, tipo corrono via, e poi si fermano agli angoli della piazza oppure dietro una piccola colonna, cose del genere, e guardano con occhi furtivi la scena. Lui ormai è stato sorpreso troppo velocemente per allontanarsi, ti guarda e vedi che inquadri subito il fatto che lui sia abbastanza spaventato da te. Guarda te, guarda la villa e dice, voi siete uno degli uomini neri? È una trappola. Io lo guardo, faccio rigirare le dita nelle mani e gli faccio, no caro, io non sono uno degli uomini neri. Se fossi uno degli uomini neri non riuscireste neanche a vedermi, ma... Non è vero, signore, io l'ho visto l'uomo nero. Ah, e sì? Vedi che si impettisce, dopodiché si guarda alle spalle per vedere se gli altri stanno vedendo questa sua prova di coraggio, che hai voglia. Faccio saltare una moneta in mano, gli dico, e dove l'avresti visto? Lì dentro? Stende il braccio come se glielo stessero tirando con l'indice puntato e dice, lì nel giardino. Ah, quindi sei entrato nel giardino. Va per dire di sì con la testa e poi dice, in realtà l'ho visto dal muro. Si mette... Nessuno che entra in quella casa esce. Rido. E poi mia mamma non vorrebbe. Ma quando questo bambino avrà tipo 7 anni, 6-7 sì, anni. Sì, sì. Sono proprio ragazzini. Beh, allora riprendo la moneta al volo e allora niente caramelle per te. Ma magari conosci qualcuno che c'è entrato. Per davvero? Fai conto che è travestito da vecchio. Mm-hmm. Fammi un tiro fortuna con un D6. Ok. Vediamo se veramente qualcuno dei ragazzetti del quartiere ce l'ha fatta, tipo l'eroe di tutti, se qualcuno l'ha fatto. Ah, no, vabbè. Prendiamo il primo. Ah, è 4. Un 4. Ok. Vedi che lui ci pensa e dice, io conosco qualcuno che c'è stato, o almeno così dice, però non è più qui. Allunga l'orecchio come se non ci sentisse. E dove? Dove? E ti guarda come per dire, non lo so, è andato via. Allungo una moneta, una monetina, non è niente di... Sì, sì, sì. E lui dice, Thompson non è più nel quartiere, si è spostato con la sua famiglia per lavorare nei campi, forse, o forse si sono imbarcati, non lo so. E la sua famiglia non stava molto bene. Dicevano i miei che avevano perso tutto, non so cosa volessero dire. E però Thompson diceva di esserci stato lì dentro e diceva di aver visto gli uomini neri. Lascio cadere la moneta. Thompson è andato a lavorare nei campi. Sì, sì, va bene, va bene. Ti guarda con sguardo interrogativo e dice, va bene? Mm-hmm. Vai, vai, vai dai tuoi amici. Cammina all'indietro continuando a guardarti e poi pum, corre via con una scheggia. A questo punto, dato che ha parlato di campi, forse Timur andrebbe nella zona di Dunslow. Mm-hmm. Ti segue Garrot mentre ci incamminiamo in lì sotto questa semiluce diurna sporcata dai fumi e dalle nebbie. E dall'elettrosmog ti dice Garrot, anche a me l'avevi data una moneta, Timur, per andare a vedere un posto, e ci sono uscita come cadavere, e poi mi hai fatta conoscere al nostro benefattore, ovviamente si riferisce a Goal, speriamo che questa volta non sia così. E non vedi se sorride o fa un'espressione amara perché si è messo a camminare davanti a te come per far strada. Vedrò di evitare di ripresentargli Goal in caso.
Comunque dobbiamo cercare una certa famiglia Thompson. Il ragazzino ha detto che sono andati a lavorare nei campi, o addirittura che si siano imbarcati. Speriamo nella prima. È un po' come cercare un ago in un pagliaio. Si guarda intorno a questi campi. Ma cosa coltivano qui? Funghi? Sì, per la maggior parte funghi. Sono delle fungare, quindi Ok. praticamente. Cioè, poi purché crescano devono esserci proprio delle condizioni incredibili a cielo aperto questi funghi, Di un'umidità. esatto, in maniera industriale. E Dunque, poi considera che sono immaginiamo illuminati da sopra, tipo l'equivalente dell'elettrobarriera. Immaginati che. questi fili percorsi da una sottile scarica elettrica, tipo un lampo, però a bassa intensità che zzz, continua a vibrare nell'aria. E tipo ci sono questi fili illuminati ogni tipo 5 metri che fanno questa rete bianca accecante a 10 metri da terra. E sotto i campi, costantemente illuminati da questo elettroplasma. Questi funghi pallidi proprio in maniera sterminata fino diciamo all'orizzonte, anche abbastanza vicino che si può vedere. E Garrozzi alza il cappuccio alla faccia, un po' come per coprirsi da questa nebbiolina o questo odore in qualche modo. Ok, allora, ad Hounslow sono i campi, a Barrow Cliff ci sono invece le abitazioni. Sapete che è un quartiere molto ostile e molto, molto ostile a chiunque sia fuori del quartiere e molto legato da legami familiari, questioni di fiducia e cose del genere, fino praticamente ad eleggere un sindaco fantoccio che ha la fiducia di tutti e che governa, sistema i problemi. Sono praticamente una specie di fratellanza chiusa, che è un po' l'assetto che hanno trovato per come dire, sopravvivere alle condizioni di lavoro dei campi e sopravvivere allo stato oppressivo del resto della città nei loro confronti, perché questi sono abbastanza vicini ad essere gli ultimi degli ultimi, insomma. Detto Garrot questo. fa: spendiamo il meno tempo qui possibile. Quest'umidità e questi funghi me li sento penetrare nelle ossa. Ok, se dite skippiamo questa Sì. cosa e facciamo semplicemente un tiro di quello che volete, io partirei dicendo che è consort, nel senso che andate in giro a chiedere a gente per sapere dove sono questi, per trovarli ed eventualmente fare due chiacchiere. Sì. Ok, quindi potete farmi un tiro di consort e se volete farlo di gruppo, così tirate Guarda, io entrambi. ho zero di consorte. no, ma E allora se lo no. io. Ok. Allora, io ho Scout, l'abilità speciale che mi permette di avere più un effetto se raccolgo informazioni per localizzare un bersaglio. E quando sono nascosto in una posizione preparata o uso un camuffamento, guadagno un dado in più per evitare attenzioni indesiderate. In più ho anche Weaving the Web, che mi dà più un dado a consort quando raccolgo informazioni su un bersaglio per un colpo. Perfetto. Allora, ti stavo dicendo che io sarei partito da un effetto limitato, considerando che ti dico, il quartiere è molto chiuso su se Chiuso. stesso e molto ostile su chiunque vada a ficcare il naso nei loro affari, perché già subodorano la fregatura o il sovvertimento dell'equilibrio. Tra il travestimento e la tua abilità speciale che ti migliora l'effetto, riesci tranquillamente a tamponare questa cosa e col savoir faire, diciamo, oppure semplicemente tramite una rete di contatti tale per cui io conosco Tizio che conosce Caio, tale per cui è meglio che noi due parliamo amichevolmente, riesci a sistemare la cosa. Il più un dado te lo ottieni, ovviamente, perché si applica perfettamente nel trovare un bersaglio e tira. Perfetto, quindi Vediamo come viene. vado in posizione controllata. Effetto standard, giusto? Sì, l'hai compensato a standard. E un E dado in più. tiriamo. Aia. 3, fallimento.
La pista si reputa, cioè si rivela inconsistente praticamente, non trovi riscontri di Thompson se non per ad esempio una famiglia scomparsa 80 anni fa che non poteva essere quella e non c'entrava niente con Six Tower. Ficchi il naso in giro, ma probabilmente Niente di. queste cose del fatto che si siano spostate nei campi di lavoro è assolutamente... Boh, probabilmente una bugia, una leggenda, una cosa che ha capito male questi ragazzi. Qui Thompson è diventato concime per i funghi. Probabile. Dobbiamo tentare un'altra via d'accesso. Beh, io una via di accesso ce l'avrei in mente, però sarebbe un po' troppo diretto forse l'approccio. Ed è una domanda, anche se non è espressa come tale. Lo sai che mi piacciono le vie un po' più dirette, ma vorrei evitare di fare troppa confusione nel quartiere, proprio per via di Ironborn, no? Sì, effettivamente dovremmo tenere la cosa più di basso profilo possibile per questo. Dunque, sapere in cosa ci imbatteremo forse potrebbe essere utile. L'unica cosa che mi viene in mente è che potrei dare uno sguardo agli archivi del quartiere, magari ritrovare qualche carta dei condotti fognari. O anche magari qualche rapporto, qualche preventivo di un esattore delle tasse, qualcosa del genere, per sapere quanto effettivamente vale la pena di andare lì dentro, perché forse non vale la pena. Forse non vale la pena andare a buttarsi nel fango con le leggende. Vediamo che cosa riesco a combinare. Se vuoi direttamente passare al... cosa sarebbe, un tiro di stadi o cosa sarebbe? Andare negli archivi, e quali archivi Ma soprattutto? guarda, io la stavo buttando là perché per evitare di tirare troppo la corda in preparazione, perché io ho l'item blueprints. Esattamente, quindi tu Ah, hai ecco. accesso a quel tipo di carte o progetti. Esatto. Con uno dei suoi travestimenti, tranquillamente esce dall'archivio del caso con le carte sotto braccio. Fantastico. Esatto. No, probabilmente tu semplicemente questa cosa dei blueprint fai conto che tu ce l'abbia perché magari hai proprio contatti nella rete Sì, di sì. chi fa i lavori, di chi... come dire, della manodopera scovraniana e cose del genere, quindi per quel che riguarda progetti edilizi e disegni del genere, è come se avessi accesso alle carte del comune praticamente. Sì. Ok, l'oggetto ti permette di fare il tiro senza problemi, quindi tira dimmi tu se penso sia o uno stadi oppure il consort, nel senso che lo tiriamo sul quanto riesci a tirar bene i fili per arrivare a carte salienti che ti interessano, e lo tiri senza rischio, nel senso che semplicemente questa è una cosa che tu hai e vediamo semplicemente col tempo che hai che qualità di informazione riesci ad Sì, avere. vado di consort, per cui valgono sempre le stesse cose di prima. Perfetto. Quindi vado in posizione controllata, effetto, se questo è standard mi salirebbe a grid. Ok, quindi porti sull'effetto in più 1. E tiro un solo dado in più. E vado. Oh, 5. Ok, perfetto. Quindi sarebbe un risultato parziale che diventa un risultato buono. Nei tiri, come dire, un tiro fortuna, questo sarebbe stato un tiro fortuna, non puoi fallire. Quindi anche con uno hai un'informazione molto parziale. Con due, sufficiente, con il risultato massimo, quindi il 6, è un'informazione completa. Riesci a trovare, non solo un progetto, ma più di un disegno della casa. E quello che vedi è che sono stati fatti negli anni pesanti lavori nella casa, e diciamo negli ultimi 20 anni. E in particolare sono stati fatti grossi scavi sotto, e questo lo vedi probabilmente, che ne so, da delle bolle di riporto di materiale, cose del genere. E un'altra cosa, un'altra informazione a cui riesci ad accedere è il fatto che alla casa è stata portata una grande quantità di energia.
nel senso che appunto la rete di elettroplasma che tiene in piedi la città è stata pesantemente modificata e in concomitanza a questi scavi notevolmente potenziata in questa zona. E questo avviene sul tavolo del covo e gli indico queste bolle a Garrot, li faccio. Mi sa che abbiamo tirato fuori il coniglio dal cilindro, qui c'è qualcosa. Certo che se c'è una rete elettrica così potenziata, mi chiedo per cosa la utilizzino quell'elettricità. Solo per illuminare una finestra? E lei incrocia le braccia e poi si addolora. Forse tutte quelle voci sugli uomini neri e sui fantasmi sono vere. O forse sono semplicemente voci per l'appunto intese a scacciare curiosi che Tra vorrebbero ficcare il l'altro, naso. Timur quando parla di fantasmi si guarda intorno. Esatto, cioè, Garrot fa, ma cosa stai guardando? niente, niente. E si tocca la gola come per dire, beh, forse bisognerà urlare. Tra le carte quindi ci sono, sono segnalati un qualche tipo di possibili accessi sotterranei? Sì, hai un'idea dal fatto che, diciamo, dalle modifiche che sono state fatte, hai l'idea che si siano, stati creati volontariamente o meno, degli accessi sotterranei dai canali, sotto il livello della città. Il che alla fin fine ti spiegherebbe anche il fatto del come mai la gente che è lì non esca mai dalla proprietà. Non deve. Si muovono per altre vie. Oppure no, zan zan No. zan, vabbè. Vabbè, tutto questo comunque, tutta questa rete potenziata e così, i soldi da qualche parte per questa commissione devono ben venire e forse vengono da lì dentro. Io direi di approfittarne e prendere anche noi la nostra parte. Mi sembra un'ottima idea. Dunque passiamo per i tunnel, abbiamo il nostro approccio, no? Stealth and tunnel. I tunnel Perfetto. elettroplasmici. Ok. Andiamo di engagement direttamente. Direi di sì, quindi entrate furtivamente, entrate dai condotti di elettroplasma che avete identificato, seguendoli probabilmente camminando in queste vecchi corridoi mattoni che in realtà erano semplicemente le fondamenta a botte su cui è stata costruita tutta quanta la città in strati e strati. E a fianco a voi corrono questi grossi tubi, questi grossi cavi che portano corrente. Li sentite sfrigolare sotto i vostri piedi la fanga, l'acqua nera di qualche scolo o semplicemente quella dei canali. E arriviamo all'engagement roll. Bene, Quindi. a cui io aggiungo un dado. No, quello fai te. Allora. Vediamo di partire. Avete un dado per fortuna cieca. Avete differenza di tire, voi siete zero ancora, quindi togliamo un dado. A quel punto avete un punto di ingresso abbastanza buono, tutto sommato, perché siete riusciti a trovare effettivamente documenti vecchi, quindi vi do un dado e su quello aggiungiamo anche quello di Timur. Ok, quindi abbiamo Due tre. dadi. Due. Due? Non tre? No. Ah, no, perché Siamo uno lo leviamo, in giusto. ritardo zero, ci stiamo lavorando. Esattamente. Avete bisogno di conio per passare. Bene, allora tiro. Che l'immortale imperatore ce la mandi buona. Ma soprattutto abbiamo anche bisogno di. Ah, quattro. Abbiamo anche bisogno di spazio nelle tasche per portarci via il bottino. E dunque immagino che Garota entra leggera. Sì, anche Timur entra leggero. Con la maggior parte delle famose tasche del ladro pronte ad accogliere argenteria o innesti arcani, o chissà che cosa troveremo, o cimeli di famiglia. Fantasmi. Fantasmi, ma tu già ce li hai occupati vabbè, ma catturali tutti, i tuoi cioè. spazi, sì, esatto. Ok, siete in pieno assetto, come dire, da incursione quando seguite queste condotte lungo i cunicoli, cercando, immagino, ci sia tenente con queste carte in mano che ogni tanto con un
piccolo lumino le illumina per ritrovare la direzione e seguire il percorso che avete tracciato per arrivare fino alla villa, considerando che siete entrati probabilmente due isolati più in là, e alla fine vi ritrovate davanti al punto d'ingresso, che è più o meno dove vi aspettavate lungo il perimetro della villa, e è chiuso da una botola. Immaginatevi quelle con il volantino da quelle navali praticamente, sì. che chiude il passaggio. Beh, questo è il finché non c'è un lucato di Freak sono felice e controllo se c'è un lucato di Freak. No. Uso command e gli intimo di aprirsi. No, non è vero. E questo è l'entry point. Siete in posizione rischiosa perché il tiro è arrivato sul 4, quindi questo è il vostro punto d'ingresso in posizione rischiosa. Perfetto. Okay. Sentite i cavi sfrigolare di fianco a voi e avete questa porta davanti. Non ha lucchetti di Freak famosi o lucchetti anche non di Freak? Non avete idea se il... o meglio, sì, puoi avercene un'idea del fatto che questa porta abbia comunque un qualche tipo di combinazione. Quindi probabilmente il manovellino deve essere girato in un senso, poi nell'altro e a quel punto sgancia l'asta che chiude la porta. Dunque non è una questione di girare la manovella e basta. Tenente guarda Garrot, gli indica il portello e fa tutto tuo. E Garrot silenziosamente si approccia tra una di queste pulsioni di elettricità fatua e l'altra, con i suoi attrezzi per aprire, attrezzature, cose del genere, anche per, sai che so, tipo uno strumento per ascoltare i rumori che fa una serratura, o anche, che so, tu dici che è un codice questa cosa da aprire, per sì, sentire i click che fa al suo interno e cose del genere, soprattutto e più importantemente, nel caso che riuscissi ad aprirla questa cosa, la combinazione, ho una piccola pompetta con dentro dell'olio, perché non voglio che faccia un rumore osceno quando apriamo questa cosa. Fantastico. Ok. Sì, dunque faccio un tiro di finesse, se mi permetti. Sì. Sì. Dimmi. Cerchi di farlo in modo pulito e preciso. Ricorda che abbiamo il più uno ai gear. Sì. Climbing. Che però alza l'effetto, giusto? No, pareggia, diciamo, fai conto che tu normalmente sei in standard con uno del tuo tire. Quindi semplicemente adesso tu sei standard contro un tire 1. Ok. Oppure saresti great contro un tire 0. Però prima di tutto bisogna pareggiare i livelli e dopodiché si va su e giù sul limitato standard e great. Sì, ho anche la spalla indolenzita che mi abbassa l'effetto. Considera che qui adesso non te lo considero, perché te lo applico sulle azioni di forza, sulle azioni di scatto, che ne so, se fai un salto appoggiandoti sulle mani, oppure se devi arrampicarti, se devi tirare un pugno, però finché lavori di precisione non sforzi la spalla, non lo, sì, considero un problema. Agisco di polso, non di spalla, e in più ho i fine lockpicks che sono proprio di Lurk. Dunque mi danno un dado in più alle prove di lockpick. Ok, perfetto, quindi hai l'effetto pareggiato e un dado in più. Questo poi lo volevo chiedere, perché non sono riuscito a trovarlo. Ma se un oggetto è fine e uno ha più uno alla qualità, diventa più che fine? Cioè va su di due tire. Quindi se tu hai di tuo un fine e un quality più uno, sei considerato un oggetto di tire 2. Ok, a posto. È partito un 6 qui. Wow. Bomba! Un successo pulito. Perfetto. Apri la porta, ti servono un paio di tentativi per soppesare sulle mani questa ruota meccanica, diciamo, e riesci con la trombetta ad ascoltare dentro la porta il come gli ingranaggi scattano man mano che la fai girare, e quando poi metti l'olio sui cardini,
convinto di aver aperto la porta, dai un piccolo colpo e la porta si apre come se fosse soggetta a una piccola depressione e sentite l'aria dalle vostre spalle venire aspirata all'interno di questo condotto per un attimo. Dopodiché, quando le cose si pareggiano e la porta è ancora lì, scostata solo di qualche centimetro, una sottile nebbia bianca, un fumo bianco pesante perché esce dalla parte bassa della porta e vi lambisce le caviglie, filtra dalla fessura che ha appena aperto. Dall'altra parte non si sentono rumori di allarme e sei ben convinta che sia andato tutto quanto bene. Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.